Sabato Santo, sabato 3 aprile 2021, buona giornata a tutti, benvenuti al nostro almanacco, 93esimo giorno dell'anno, 13esima settimana e alla fine del 2021 mancano 272 giorni. A Roma il sole sorge alle 5.49, tramonta alle 18.38, a Milano il sole sorge alle 5.58 e tramonta alle 18.54, la luna si leva alle 0.39 e tramonta alle 9.44. Oggi festeggiamo San Riccardo, San Niceta, San Tulpiano, Santi Cresto e Pappo e San Sisto. Riccardo in particolare, da germanico Richard o Richard, composto da Ricchia, dominatore, unito ad Art, forte, con il significato di potente, valoroso, si diffuse rapidamente nel Medioevo grazie ai tanti personaggi celebri che lo portarono. Proverbio del giorno: la neve di gennaio diventa sale e quella d'aprile farina. Aforisma del giorno: con l'audacia si può intraprendere tutto, ma non fare tutto. Napoleone Bonaparte. Accadde oggi, 1973, la prima telefonata da un cellulare portatile. All'inizio degli anni 70 il cellulare non era uno strumento totalmente sconosciuto. Era limitato all'utilizzo nelle autovetture, in particolare della polizia, mentre i cittadini privati che se lo potevano permettere disponevano sicuramente di un conto in banca invidiabile. In questo campo la Bell System, nata dalla storica compagnia di Alexander Graham Bell, riconosciuto insieme con l'italiano Meucci come l'inventore del telefono, era stata la prima a investire in quel settore. Sei nato oggi? Hai una sensibilità esasperata che ti porta spesso a ingigantire i problemi. Sei portato per un lavoro che richiede concentrazione e riflessione. Meglio se legato in qualche modo alla scrittura. A volte tendi a appoggiarti agli altri, ma per te sarebbe preferibile lavorare da solo ed evitare le associazioni. In amore avrai diverse relazioni importanti, ma solo con la maturità incontrerai quello vero. Compleanni famosi. 1881, Alcide De Gasperi. La più alta figura di statista che l'Italia abbia conosciuto, ricordato come primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica, padre fondatore dell'Unione Europea. 1924, Marlon Brando. Tra i divi di Hollywood è il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui. Scomparsi oggi, 1991, Graham Greene. Viaggi, spie e peccatori tormentati dai rimorsi e in cerca di riscatto, calati in una società segnata da un'ipocrita morale e dalla corruzione dilagante. Sono i temi centrali dell'opera di uno scrittore tra i più prolifici del Novecento inglese. Se avete anche voi qualche curiosità, qualche informazione da segnalarci, fatelo a info@via1tv.it oppure via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi e appuntamento a domani con un nuovo almanacco.